Cari carissimi, stiamo avvicinando alla fine dell'anno liturgico e quindi all'avvento. Per questo la parola volge alla parusia, agli ultimi tempi, punta il nostro sguardo sul ritorno del Signore e sul tempo che precede il ritorno del Signore, che è il tempo in cui stiamo vivendo. Questa parola, una parola che non è semplice, è sintetizzata dalla frase di San Paolo che leggiamo nella seconda lettura della messa di oggi. Chi non vuole lavorare neppure mangi. Non abbiamo noi vissuto oziosamente tra di voi, dice San Paolo, no? Non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno per non essere di peso e perché volevamo darvi noi stessi come esempio da imitare. Cioè gli apostoli, l'apostolo Paolo, gli apostoli sono un esempio da imitare, cioè da seguire, seguirne le orme. Chi non vuole lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Il giorno del Signore che arriverà alla fine dei tempi è oggi nella tua vita e nella mia vita. Oggi viene il Signore, in questo preciso momento, e troverà la fede sulla terra, cioè trova opere di vita eterna, cioè la fede produce opere di amore. Vivi non oziosamente, vivi lavorando ordinatamente, oppure tu stai vivendo disordinatamente, io sto vivendo disordinatamente, cioè non c'è un ordine nella mia vita, per cui non faccio nulla, anche facendo in fondo non faccio nulla e sono in continua agitazione. Quanti di noi sono in continua agitazione? Agitazione per il marito, agitazione per la moglie, agitazione per il figlio, agitazione per la salute, agitazione per i soldi, tutto disordinato. Tutto come una camera piena di disordine. Quando vogliamo fare ordine buttiamo le cose dentro i cassetti alla rinfusa e poi chiudiamo per sentirci in pace, ma non abbiamo ordinato nulla. Viviamo tutto come i jeans che vestono oggi i ragazzi, no? Tutti strappati, tutti rotti, 200, 300 euro per dei pantaloni rotti. Ma è una cifra, un'immagine che coglie perfettamente la vita di questa generazione, la tua vita, la mia vita. Sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni. Si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno. Vi saranno in ogni luogo terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno fatti terrificanti e segni nel cielo, grandi. Ma prima di tutto questo, ancora prima dei terremoti, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. A causa del suo nome. Cioè vi sta parlando di cristiani che portano impresso in se stessi il nome del Signore. Il nome è la presenza, il nome è la vita, il nome è il Signore. Allora, a causa di Cristo, perché tu sei chiamato cristiano, perché tu sei di Cristo, perché tu sei stato strappato dalla morte attraverso la Chiesa e unito a Cristo in un solo spirito, cioè se tu hai lo Spirito Santo, allora oggi tutto quello di cui ha parlato il Signore sta avvenendo nella tua vita. E sta avvenendo nella tua vita innanzitutto perché appaia, se sei un fannullone che vive disordinatamente, o se la tua vita è in ordine. Probabilmente, lo dico per me, troverà molto disordine questo giorno del Signore, perché è un giorno rovente come un forno. L'incipit della messa di oggi, la prima frase, la prima lettura, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendoli incendierà, in modo da non lasciare loro né radice né germoglio. Auguri, io spero che sia oggi questo giorno, perché vedo i miei limiti, incapace di amare, incapace di avere pazienza, incapace di vedere in chi mi sta accanto, nella persona più vicina, il volto di Cristo. Difficile vedere Cristo nella persona accanto, ma se non vedi Cristo nella persona che ti è più vicina, nella persona che vive con te, tuo marito, tua moglie, tuo figlio, i tuoi genitori, la persona che vive con me oggi qui nella missione, allora tutto diventa disordinato, allora vivi in continua agitazione. Non sopporti nulla, non puoi portare l'altro con te, su di te, non puoi portarne le debolezze, non puoi avere pazienza, non puoi avere compassione e neanche lontanamente ti viene in mente che l'altro abbia sofferenze, che l'altro abbia quel tipo di reazione, quel tipo di crisi, no, no, siccome l'altro ti limita, siccome l'altro mostra chi c'è veramente dentro di te, diceva Sartre che l'altro è l'inferno, ma certamente perché mostra dentro di te che c'è un inferno. C'è un'incapacità di amare, per questo poi insieme all'altro ognuno di noi può mettere quello che vuole, può mettere una malattia, può mettere un problema economico, può mettere una preoccupazione e stai cercando appigli per avere una speranza umana, per questo sei sempre in agitazione, perché il dolore, la sofferenza, l'altro, la sua diversità da te, non si sa per quale dannata ragione non lo sopporti.
Ma guarda che terribile. Non sopporti come tossisce, non sopporti come parla, non sopporti come guarda, non sopporti che abbia un'idea. Vorresti cancellare. Allora, benedetto il giorno del Signore, perché viene come un forno. I superbi, cioè il tuo cuore, il mio cuore superbo. E il mio cuore che commette ingiustizia, cioè che non giustifica l'altro, che non dà la vita per l'altro. Perché questo cuore è distrutto come paglia. Questo giorno viene e incendia in modo che non lascia in me né radice né germoglio. Questo è il battesimo, questo è quello che io spero per me, quello che tutti vi invito a sperare per voi. Questo giorno che non lasci radice velenosa, che non lasci radice né germoglio di orgoglio, di superbia, di ingiustizia dentro di noi, che ci faccia veramente appartenere a Cristo. Ma questo giorno viene perché tu sei di Cristo, perché Cristo è geloso, perché Dio ti vuole bene. Allora è inutile stare lì a guardare le costruzioni delle bellissime cattedrali, ma certamente che la bellezza salva il mondo. Le grandi cattedrali, le grandi chiese, le grandi opere d'arte sono stupende, ma abbiamo visto che vengono giù, pronfete, con un terremoto. E fece il cristianesimo? Per quanto bello è stato il Tempio di Gerusalemme, per quanto bella è qualsiasi opera d'arte prodotta come un frutto del cristianesimo, un frutto dell'incontro con Gesù Cristo, per cui la bellezza vera, quella che tocca il cuore, quella che tocca il cuore anche ai giapponesi che non sono cristiani e vengono ad Assisi, rimangono colpiti dalla musica, la musica sacra, tutto questo passa, perché fino alla radice, cioè sarete traditi fino ai genitori, perfino le persone che sono accanto a te, cioè c'è dentro una rivoluzione così grande. Il cristianesimo porta con sé Cristo, porta con sé una rivoluzione così grande, il giorno del Signore, cioè il giorno in cui Cristo vince la morte, in cui Cristo si fa presente nella storia, è così enorme, così impensabile, così incatalogabile, che tutto è sconvolto. Ma perché ti stupisci? Ma sei tutto ferito dal peccato. Se io terremoto mio marito e non lo sopporto, lo odio. Se io non riesco ad amare quella persona che mi sta accanto, non lo sopporto, ma certo che è peggio di un terremoto. E questo riguarda l'interno tuo, l'interno. Allora, la parola di oggi è stupenda perché ci invita a cambiare sguardo sulle cose, a non rimanere appiccicati al lucidio. Ci invita a guardare oltre, non la bellezza delle pietre, non la passione, non i grandi slanci, no, lavorare ogni giorno con semplicità, vivere ordinatamente. Abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno, cioè chi non vuole lavorare neppure mangi, vive lavorando. Tu compi la volontà di Dio, compila, non puoi immaginare che ti purifichi il Signore, perché sei di Cristo e tutto il mondo deve vedere che sei di Cristo, tutto il mondo deve vedere che la tua comunità è di Cristo, che esiste una comunità di persone che vivono ordinatamente nella semplicità ogni giorno quello che Dio mette avanti, e stanno insieme con quella persona accettando che sono incapaci di amare e lasciando che la storia li purifichi giorno dopo giorno, bruci dentro di sé questa radice velenosa. Per questo verranno giorni in cui tutto quello che vedete non resterà pietra su pietra, perché si vede l'essenziale, cioè se c'è Cristo dentro di te non c'è, se c'è Cristo dentro di me non c'è. Vediamo, boom, terremoto, malattia, problemi, sofferenze, attenti, dice, non fatevi ingannare, perché molti verranno nel mio nome, e danno quando sono io, falsi profeti, delle ideologie, interpretazioni del Vangelo umaniste, o edulcorate, o sentimentali, tutto visioni, no, oggi hai amato tuo marito, lavorare in pace, vivere una vita ordinata, non agitata, stai con tuo marito, attenti, non lasciatevi ingannare, che proprio quello che sembra assurdo, che non c'entra niente con la venuta di Cristo, è proprio quella venuta di Cristo. I terremoti, le carestie, i problemi, i segni grandi nel cielo, e poi guerre, difficoltà nella tua famiglia, e poi tuo marito che si mette contro di te, che ti tradisce, vuol dire che il regno dei cieli è vicino a te, tuo marito ti ha tradito, vuol dire che il regno dei cieli sta venendo a te, sta venendo Cristo, sì, stai dicendo che non puoi amare il regno dei cieli, Cristo sta venendo il giorno che ti purifica, il giorno che ti fa definitivamente suo, che ti fa cristiano. Ecco il giorno che arriva, il giorno in cui tu diventi cristiano, lì, quando tuo marito ti ha tradito, lì, quando vedi che tu non puoi amare, che tu non puoi perdonare, bene, viene la purificazione, viene Cristo che col suo sangue è purificato, perché tutto questo lo ha vissuto nella sua carne, prima che Gerusalemme, prima che il Tempio, ha vissuto lui, nel suo corpo, il Tempio del suo corpo, lui lo ha vissuto per primo, ed è risorto, cioè ha aperto un cammino di purificazione in mezzo alla morte, siccome il peccato è il demonio quello che ci distrugge, lui ha aperto proprio nel peccato, nella morte, che è il frutto del peccato, un cammino di salvezza. Per cui devi riconoscere che sei morto, che tu non puoi amare, che tu sei quello che sei, lo riconosci e lo incontri Cristo, lo riconosci con la storia, con i fatti, con quello che sta dicendo oggi il Signore a tutti noi, odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà, con la vostra perseveranza salverete la vostra anima, passando con Cristo attraverso la morte.
perseverando, cioè vivendo severamente, perseverando, attraverso i fatti della vita, lavorando ogni giorno, stando nella chiesa, partecipando alle liturgie, obbedendo. Questo è quello che ci salva, salva la nostra anima, ci fa passare dalla morte alla vita, ci fa essere un segno, perché un uomo che ama non si è mai visto. Allora deve esserci come un parto, uno sconvolgimento, un cambio radicale dentro di te. Non avere paura, non lasciarti ingannare, tutto avviene perché si compie la volontà di salvezza di Dio per tutti gli uomini. Vedrò un cancro, vedrò quello che tu stai vivendo oggi. C'è la salvezza, è il giorno del Signore che viene per purificare, per rifarti nudo, come Adamo ed Eva prima del peccato. Ti spoglia di tutto per toglierti la malizia e ridonarti l'innocenza, rivestirti con l'innocenza che è capace di vedere in Cristo, in tutte le persone, e nel suo nome, per il suo nome, entrare nel martirio, entrare nella testimonianza di tutti i giorni, che è il secondo livello in cui si può leggere questa parola. Prima tutto questo avviene in noi, perché prima è avvenuto in Cristo, Cristo ha aperto un cammino, e poi inviati lo potremmo vivere in favore di tutti. Amen e grazie Don Antonello, buongiorno e santa domenica a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi il commento è particolarmente duro, ecco perché necessita di ascoltarlo più volte. È una parola detta a ognuno di noi che si professa cristiano. Noi siamo perseguitato perché cristiani, non perché Emilio, Antonello, Luigi, Antonio e qualsiasi altro nome. E se ci professiamo cristiano, abbracciamo quello che abbiamo creduto e sperato, che il Signore ha già operato nella nostra vita, ha già dato segni in ognuno di noi. Ognuno di noi è chiamato a dare testimonianza di quello che ha provato e di quello che ha sperimentato. Non abbattiamoci nelle difficoltà, nelle prove, nelle persecuzioni. Quando il Signore ci chiama, è quello il momento propizio, il kairos, il momento che a noi all'atto può sembrarci sfavorevole, una disgrazia, una malattia, la moglie che se ne va, il marito che tradisce, una malattia improvvisa, un lavoro che non c'è, i figli che non fanno quello che vogliamo. In quel momento il Signore ci prova come oro fino, ci sta testando. È la prova del 9, si faceva a scuola in matematica, se veramente quello che professiamo converge con quello che diciamo e viviamo. Santa domenica a tutti quanti voi da Emilio.